Luca Bozzano, il 27 gennaio, la ricorrenza del giorno della memoria. Come tramandare alle nuove generazioni questa tragedia? Per lunghi decenni il tema dello sterminio, delle esperienze, delle vicende concentrazionarie è stato lontano dall'opinione pubblica. Soltanto a partire dagli anni 60 cominciò a mettersi in moto un processo di coinvolgimento, di studio, di affinamento di quello che fino allora era stata soltanto l'esperienza dei testimoni. L'agghiacciante profezia che un capo dell'SS fece a Primo Levi, la storia di tutto questo la scriveremo noi, sembrava fino agli anni 60 e 70 in qualche misura confermata. Oggi ci troviamo davanti a una fase nuova, nel senso che da una parte c'è una ricchissima bibliografia, dall'altra parte molte nazioni hanno inserito il tema della Shoah, dello sterminio come elemento proprio di ricordo di una comunità civile, dall'altra parte sono sostanzialmente spariti quasi tutti i testimoni, cioè finita la fase dei testimoni e comincia la fase della ricostruzione storica. Da questo punto di vista è necessario anche affinare gli strumenti. Troppe volte la dimensione della commemorazione tende a raccontare l'Olocausto, la Shoah, come una sorta di male assoluto, senza che questo vada a ridefinire i contorni e lo scenario di chi furono i carnefici, perché si costituì quel processo che ha dei tratti di unicità, chi furono gli spettatori. Cioè il rischio è di un ricordo dove bene e male si contrappongono, ma di perdere sostanzialmente la storia. La Shoah è uno straordinario elemento di valorizzazione dell'unità europea. Proprio pensando al secondo conflitto mondiale, ai totalitarismi, il tema dell'Europa è una straordinaria salvaguardia e punto di acquisizione rispetto a quello che sono stati i secoli che hanno segnato il vecchio continente. Io penso che l'esperienza concentrazionaria, come anche se meno vicina a noi, i gulag, debbano diventare due elementi, due radici forti della nuova Europa. E in qualche misura questo vuol dire non tanto una specifica assunzione di responsabilità sovranazionale, ma uno straordinario approfondimento dentro le singole realtà nazionali. Faccio degli esempi. Fino agli anni Ottanta non era consapevolezza degli italiani, spesso portati ad autoassolversi, dell'esistenza delle leggi razziali e come le leggi razziali, cioè la discriminazione, avesse preceduto la perquisizione. In Francia c'è stata a lungo tempo l'amnesia rispetto a Vichy e le deportazioni che proprio dalla Francia occupata, ma anche dalla Francia alleata ai nazisti, partirono. C'è il grandissimo tema delle radici dell'antisemitismo in Polonia, in paesi dell'est, non possiamo ricondurre tutto il tema della Shoah solo ed esclusivamente alla condizione tedesca. È in realtà un aspetto che ha attraversato in forme diverse, ovviamente con la responsabilità principale del Terzo Reich, però fenomeni che agivano anche profondamente all'interno dei singoli paesi, o per tradizioni o per scelta politica. E in questo senso il tema della Shoah, come ripeto, dei gulag, su cui troppo poco si ci sofferma, possono essere una chiave di lettura straordinaria e di antidoto che la nuova Europa può mettere in moto rispetto a processi xenofobi, a progetti razzistici, a progetti di esclusione. Ci sono le iniziative istituzionali ufficiali, io credo importanti, ma dove forse sarebbe meglio porre un'attenzione più specifica all'aspetto educativo e quindi consegnare, alle scuole e ai bambini dei programmi mirati direttamente per loro. E poi c'è invece una serie di altre attività a cui la Fondazione collabora o promuove, e penso in particolare, perché
è forse quella che nell'arco di questi anni ha avuto un segno più forte. C'è la lettura pubblica di un testo significativo, perché permette, come dire, una partecipazione collettiva nella lettura di un singolo brano. L'anno scorso centinaia di persone, dall'alba al tramonto, hanno letto il testo di Primo Levi. È un modo per sentirsi in qualche misura individualmente responsabili. L'elemento di fondo però è sostanzialmente uno e vale per Palazzo Ducale come per tutti. La storia, e quindi la memoria, ha un valore rispetto al presente se una comunità ritiene di assumerla come un elemento di identità, se le singole persone lo ritengono un valore. La memoria, come la storia, se non viene ritenuta utile nei confronti del presente, se non è strumento che serve alle singole persone oltre alle comunità, è destinata a diventare monumento, un fatto antiquariale e a disperdersi nel niente.